Leo Cori a Rimini è, cioè, un'istituzione in un certo senso. Non temi, è un po' come se tornasse Mourinho all'Inter in un certo senso, no? Non temi, come dire, una sorta di assuefazione della piazza nei tuoi confronti? Cioè, ci potrebbe essere questo problema? Ma l'altro ieri, sempre un amico, perché ce ne ho tanti qui, mi ha detto: ma non hai paura che possa scalfire quello che va? Dico: se c'ho paura stavo a casa. Non c'ho paura. Non c'ho paura e sono convinto di poter far bene, perché a Rimini ci sono le basi per far bene. C'è una società che ho visto seria, che non fa mancare nulla, e ci sono ragazzi che vengono comunque da squadre importanti, dall'Inter e da altre squadre importanti, quindi non ho paura. Non vedevo l'ora di allenare, certo non pensavo. A Rimini sono ancora più contento, ma la vita mia è in mezzo al campo. Quindi non ho paura e sono convinto di poter fare un bel lavoro. Quindi alla fine ti senti come se fosse la prima volta? Certo, come se fosse la prima volta. Non è che mi porto dietro né le cose buone né le cose cattive. Le cose cattive servono per crescere ancora di più e per pretendere certe cose. Cioè, stavo parlando ieri con Pietro Contamai, il problema anche del calcio italiano sono che i campi, vai all'estero, tutte le società dalla CE hanno 4-5 campi di allenamento, cioè, da noi le strutture che mancano, che qualche volta i stadi anche in C sono belli dappertutto, ma qualche volta devi fare allenamenti su campi ridicoli dove un professionista non si può allenare, è questo che manca in Italia. Mister, domenica ci sarà, c'è una mano alzata? Intanto siamo qui, l'allenamento ce l'ha. Domenica incontrerai Paolo Bravo e dall'altra parte con Sud Tirol c'è Adrian, che è il tuo braccio destro, e ti voglio chiedere se avete invitato anche Luca D'Angelo, visto che siete... Come, Luca D'Angelo non l'ho sentito, vedo che sta... ma Luca è bravo, era bravo da giocatore. Avete il programma, ma non fa parlare con Luca, manca solo Luca D'Angelo, però poi ci siete tutti. Ma lui giocherà col Pisa, gioca sabato, quindi le rimpatriate sono di qui. Leo, che obiettivo ti sei fatto? Scusa, che considerazione hai del girone del Rimini, e in base alle tue considerazioni se l'obiettivo rimane la salvezza? Allora, il girone del Rimini è un girone molto forte. Però anche gli altri non mancano delle squadre importanti. Io l'obiettivo è fare tanti punti partita per partita e poi dopo vediamo dove stiamo, ma è di lottare partita per fare punti. Non ne metto mai obiettivi per vincere il campionato, le playoff. Sì, partita per partita e poi le somme si tirano a fine. Mister, quando si arriva in corsa come questa volta, nell'immediato cosa si deve fare? Poi le tue idee... Nell'immediato, secondo me, la cosa più importante che penso anche per la cosa più importante è non strafare. Questo mi ha insegnato un po' tutte le annate che ho fatto. Di non strafare, di fare dei piccoli cambiamenti un po' per volta. Tu firmi sempre il contratto fino a giugno, così penso che sia anche questa volta. Hai qualche accordo, se va bene, dei risultati quest'altro anno? No. Azione? Non ho nessun accordo. Vero, Presidente? È vero. Ho fatto come sempre fino a giugno, ma io faccio sempre, ho fatto sempre anno per anno. Sei arrivato per la terza volta in tre periodi completamente differenti. È sempre uguale tornare a questa piazza qui, oppure anche a distanza di 16 anni dalla prima volta, comunque anche a livello personale, tecnico si è cambiato, quindi è sempre una nuova sfida, oppure è arrivare in un posto comunque... Sono nuove sfide, secondo me tre sfide differenti. La prima, sono arrivato in un ambiente non moscio, di più, da 5 playoff persi,
dove il presidente voleva vendere tutti, giustamente era arrabbiatissimo. La seconda con grandi problemi, però con la soddisfazione di avere un gruppo fantastico. E la terza con una società che ha fatto 2 anni comunque alla grande, perché non è facile, non dico l'eccellenza, che comunque è sempre difficile vincere, ma non è facile vincere la Serie D, perché io l'ho fatta 5-6 anni e la Serie D è sempre tosta, e poi vincere è sempre difficile. Quindi tre fasi differenti e nuove, e questa sono convinto comunque che con i giovani si può lavorare bene. Certo, poi al giovane si deve perdonare qualche errore in più, perché può mancare un po' di malizia, un po' di furbizia durante la partita, però il giovane poi ti dà anche tanto sotto altri aspetti. Quello che non deve mancare, secondo me, soprattutto quando si allena una squadra giovane, è l'entusiasmo, la voglia di fare cose eccezionali, la voglia di andare a vincere e a andare per vincere su tutti i campi, la voglia di strabiliare, insomma, di fare cose veramente importanti. Leo, sei già stato al campo tra i ragazzi, li hai già visti? No, perché stavo andando a Terni, ma Sergio Santarini e Adria mi hanno detto che non si giocava, quindi ho rimesso la macchina a posto e sono venuto qui a Rimini. C'è un giocatore più di ogni altro, perché ci sono altre domande che conosci in maniera particolare? Ma a me, tanto non ci senti, a me è sempre piaciuto molto Candido, e insomma è riuscito a prenderlo. Quando c'è Massimo qui, quando stavo a Gubbio, mi serviva in esterno come il pane, e avrò detto 200.000 volte di Candido, però la Pro Patria non lo dava via, la Pro Sesto mi sembra che stava addirittura. Quindi Candido mi è sempre piaciuto. Poi sono andato a vedere anche la data di nascita del 93. Sì, 93 no? 93 no? 93 no? 93. Pietro, 93 no? 93? 25 anni, Candido deve essere veramente di grande aiuto alla squadra, perché Candido è veramente forte, ma anche altri, cioè, adesso mi ha fatto uno e sono grande. Mi stanno guardando, cioè, Cigare, vabbè, se Cigare ci sta a posto, non si è rimesso dall'influenza. Sasha, posso fare una domanda al presidente, così è possibile? Prego. Un attimo. Questa, cioè, una società come Rimini che progetta sempre molto, programma, questo è stato un imprevisto, non ipotizzabile. Come cambia un po' la strategia della stagione, e volevo chiedere anche come, se quegli ingressi societari si sono concretizzati in qualche modo, oppure c'è solo Giorgio Grassi con qualche altro amico. Dicevo, si rischia di una domanda che rischia di impegnare abbastanza a livello di risposte. Quello che noi chiediamo in fondo è di continuare, di portare a casa il campionato all'interno delle aspettative che avevamo. Cioè, non cambia nulla dal mio punto di vista su quello che è l'obiettivo di fare bene, perché noi siamo convintissimi di avere allestito una rosa per sfiorare o fare i playoff. Io continuo a darmi questo obiettivo. Leo non è completamente d'accordo, ma io credo che in qualunque momento, quando progettiamo, pensiamo che, o ci auguriamo che, le aspettative corrispondano poi dopo ai nostri desideri, insomma, questo è quello che abbiamo pianificato. Quello che, e credo anche di, l'ho già detto, che questo cambio è stato repentino e non pianificato, non era più assoluta, tanto che quando Luca mi ha dato le dimissioni, ho detto lui, come abbiamo parlato anche con Pietro, noi non avevamo nessuna alternativa, non avevamo proprio assolutamente... Cioè, rispetto all'anno scorso, che tutti sanno che c'era Righetti che era nella riserva, pronto a entrare,
quest'anno veramente, e poi dopo chiaramente abbiamo cominciato a pensare alle figure che potevano fare caso nostro e siamo andati abbastanza rapidamente su Leo. Quindi è chiaro che cambiare timoniere, stratega, campionato iniziato vuol dire che la squadra non è stata in qualche modo condivisa e neanche poi anche con l'allenatore, insomma, di quello che avrebbe potuto essere un percorso anche di breve, medio, lungo termine. Adesso noi ricominciamo. Diciamo che sì, se Leo, come è normale in questi casi, farà benissimo, che io mi ritengo, non c'è nessun problema anche durante il corso dell'anno di riflettere su quelli che possono essere gli anni successivi. E questo dovrà essere poi dopo anche verificato sulla base dei mezzi economici che abbiamo, sulla base delle ambizioni, ma poi magari ne parliamo più tardi, dopo che abbiamo finito con Leo. Il nostro futuro dipende ormai poco da noi, da una società di calcio di Serie C, dipende ormai prevalentemente dalle riforme che verranno fatte. Se il calcio di Serie C continua esattamente come l'ho trovato io e come è stato negli ultimi anni, dovremmo prendere determinati provvedimenti. Se invece ci sarà quel cambio che ci auspichiamo, a partire da quello vedremo cosa possiamo fare. Abbiamo già detto noi, la maggioranza delle società di Serie C, che così com'è è un calcio non sostenibile, è un calcio per miliardari, non solo milionari, ed è un calcio per pochissimi. E non la faccio lunga perché non voglio rischiare di dire cose che poi magari potremmo affrontare dopo. Giorgio, giusto per confermare la cosa che tu hai detto a me tranquillamente, se c'è qualcuno che vuole Rimini. Ok, la domanda, scusa, mi era passata, la domanda che hai fatto relativamente ai soci nuovi. Allora, credo che stia ormai evaporando quello che poteva essere la vendita di quote alla H, eccetera, eccetera. Insomma, sta evaporando, diciamo che è una trattativa che sta evaporando. Nei prossimi giorni è possibile che metteremo la parola fine. Quindi voglio dire, abbiamo anche perso tempo, diciamo la verità, non abbiamo perso tempo. Il lancio, il regalo delle quote contro pubblicità non è andato in porto. Questa è un'altra cosa che tanto deve essere pacifica. Non abbiamo una prima maglia, che avevamo l'anno scorso. Mancano 100.000 euro, che nel bilancio della C sono importanti, più importanti che in quello della D. Abbiamo fatto meno abbonamenti che in D. Apriamo la domenica, i costi di apertura, i costi gli incassi non ci pagano i costi dell'apertura. Quindi questo non è più un problema del Rimini, è un problema del Golzano, della Bisola, del Pesaro, del Fano, di tutti. È diventato un problema di tutti. Se già dopo 3 mesi ci sono delle società che non pagano gli stipendi, immaginatevi, no? Se non hai anche i soldi per i primi tre, con quali soldi pagheranno gli ultimi 3? I mesi sono 12, attenzione. Non è come in D che tutto sommato te la cavavi con 10 mesi, no? Sono 12. Quindi viviamo in una situazione a dir poco paradossale. Un momento in cui, qui faccio l'esempio che voi potete capire, cioè potete che tutti possono capire, il requisito della federazione deve essere un requisito essenziale, no? Per poter partecipare, per poterci iscrivere. La Lega aveva imposto la sostituzione delle fideiussioni a 10 società, dando tempo dal 28 di agosto al 28 di settembre, solo 5 hanno sostituite. Gli altri hanno fatto ricorso e il TFN ha dato ragione. Ha dato ragione e nessuno ha capito perché, visto che si trattava soltanto di tutelare i calciatori, le società, con una fideiussione sicuramente più tosta, perché la fideiussione è l'unica cosa che dice almeno 350.000 euro bisogna che li tirate fuori, almeno questi. Ecco, l'esempio è una società ha presentato una fideiussione falsa, faccio questo esempio così vi è chiaro, chiarissimo. Immaginatevi che voi andate a fare un concorso di medicina, no? Per un posto da chirurgo, un ospedale da qualche parte. Si scopre dopo che avete vinto il concorso, cioè meno male siete entrati, che il vostro certificato di laurea sia falso.
sia falso, no? Questo è il caso della fideiussione. E che quel medico, semplicemente perché è mai entrato, dice: ormai io sono entrato, ragazzi, io continuo ad operare, continuo a fare il medico perché adesso le leggi sono queste. Quindi immaginatevi la follia, non stiamo parlando più di un'anomalia, è una follia. Una volta che sei dentro, non puoi uscire. Le regole che ci siamo posti, che si è posta la Lega alla fine, no? Nel suo complesso dice che nonostante questo tu continua a fare il medico, tu continua a giocare a pallone. E tu, Boccucci, che hai più esperienza di me, spiegami da un punto di vista anche concettuale come sia possibile. Però Presidente, mi permetto. Prego. Fate le assemblee societarie, sì. Avete un consiglio direttivo di Lega, non so, ma di che parlate quando andate lì? Perché questi casi li conoscono tutti. L'anno scorso il Modena venne escluso perché lo stadio non veniva più messo a disposizione, il Vicenza venne tenuto in vita perché invece il comune gli lasciava in menti, e poi Vicenza si è dato la nuova vita con l'ingresso di Rosso. Quando fate le assemblee direttive, di che si parla? Ti rispondo. Allora, intanto io sono appena arrivato in Serie C, quindi non ho responsabilità per il passato, ma io già a Firenze, dove sono andato, ci sono i testimoni, ho già parlato con i colleghi e ho detto con chiarezza: ma dove eravate? Cosa avete fatto? Chi vi ha rappresentato fino ad oggi? No, tutti hanno paura. Tutti perché sai, perché poi molti hanno anche qualcosa per cui probabilmente anche in campagna elettorale hanno dei ritorni. Io sono pulito, io sono fuori. Io ho detto semplicemente, per come stanno le cose, come la vedo io, e mi hanno confermato ieri Ricchiuti quando l'ho chiamato, che insomma per l'ennesima volta, noi la seconda volta che ci inviano la partita con la Ternana, non era prima, la seconda volta, e grazie a Dio l'altra volta non eravamo partiti, no? E mi ha detto: Presidente, con il suo tono sempre garbato, ma cosa aspettiamo a fermarci tutti? Cioè, cosa aspettiamo a fermarci tutti? Ci fermiamo, come facevano una volta nei conclavi, no? I papi li chiudevano dentro finché non usciva il papa, no, a pane e acqua, forse anche senza quello, il papa usciva. Allora ci fermiamo fino a che non si fanno le riforme. E che una iscrizione a un campionato deve essere un'iscrizione. I documenti devono essere documenti. I documenti, se sono falsi, perché poi il problema è un altro, noi ci troviamo ad avere un campionato di Serie C che non è falsato solo perché giochiamo spizzichi o abbiamo cominciato tardi. Questo è nulla, il campionato si commetterà a posto. È falsato perché ci sono già società che hanno portato a casa punti che, se avessero fatto la fideiussione, non avrebbero preso i giocatori, e noi coglioni che invece siamo in regola, che abbiamo pagato, abbiamo fatto le corse, siamo andati a Roma, abbiamo già pagato, e noi abbiamo già pagato tutti in questo momento qui, siamo poi le società che dobbiamo patire perché siamo pulite e vogliamo finire il campionato senza debiti. Questo è un sistema che non può funzionare. Il pesce puzza dalla testa, attenzione, non siamo noi. Quindi mi dispiace, quando ho detto ai miei colleghi: fermiamoci ragazzi, ma poi dopo sai ci penalizzeranno tutti, dov'è il problema? Se non giochiamo nessuno, se danno tutti quanti 3 punti di penalizzazione, anche perché un altro tema, secondo me è molto più importante, che parla di calcio anche oggi in generale, l'altro tema è: anche se noi giochiamo, non è che ci guadagniamo qualcosa, arrivati a questo punto abbiamo in ogni caso tutte le spese e gli incassi dalle partite, sia in casa che fuori, non sono quelli che ci fanno andare avanti. Noi andiamo avanti esclusivamente per quello che mette la società, le sponsorizzazioni, gli abbonamenti e quel poco che raccogliamo così. Diversamente, la biglietteria da adesso alla fine del campionato ci dà i soldi alle spese. Se non apriamo, non abbiamo neanche quelli, dov'è il problema? Questo è il punto. E la C è una specie di... La C è... Diciamo che il calcio italiano è un bellissimo transatlantico, no? Con la A che è in prima classe, con le suite, con lo champagne, le ostriche, e che è in grado anche alla fine di scialare. Cioè abbiamo la serie B dove si sta bene, un piano sotto, perché 3 milioni e mezzo, 4 milioni non sono pochi, e con questi soldi si può gestire in maniera sana. Infatti non c'è un problema in B, mi risultano di problemi in B, mi risultano di problemi in Serie A, e in C noi siamo quelli che siamo nella stiva e campiamo degli avanzi. A noi ci danno gli avanzi, perché il minutaggio sono gli avanzi, e ci obbligano di fatto a utilizzare i giocatori, perché diversamente non abbiamo nessun'altra risorsa. Quindi, se dobbiamo morire, io dico moriamo domattina, perché tanto da adesso arrivare in fondo aggraveremo solo la situazione. E i bravi sono quelli che, nonostante tutto, hanno detto:
Questi sono gli impegni che abbiamo preso e noi, a costo di morire, pagheremo tutti fino alla fine, come ho detto, vi ho detto 3 anni fa. La rivoluzione del calcio è pagare, pagare i propri debiti, non fare le squadre, non vincere il campionato. Questo è il punto. Quindi se a Roma non lo capiscono, e io ho molti dubbi, dico la verità, ho dei seri dubbi, perché vedremo da come verrà affrontato il tema delle fiduzioni, capiremo se c'è la volontà di fare pulizia. Se non lo fanno, allora vuol dire che... Presidente, ma perché non intervengono anche le varie associazioni, calciatori, arbitri...